contento di avere questa possibilità di condividere la preghiera. Mi sembra che in qualche modo è come se un'amicizia nascesse vivendo questo piccolo rito della sera. Preghiamo dunque insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù chiama i suoi discepoli ad essere suoi amici, amici fedeli. Dice loro: rimanete in me. L'amicizia, ecco il rapporto che Gesù vuole costruire. L'amicizia è un legame così bello, così importante e insieme così fragile. Essere amici di Gesù è la risposta a una chiamata che non chiede in primo luogo di fare delle cose, ma solo di rimanere con Lui, di ascoltarlo, di porre domande, di condividere il pane e il vino. Anche la via della condivisione può favorire l'amicizia, non solo cresce il senso di appartenenza alla comunità cristiana. L'amicizia tra i discepoli rende più bello e più facile anche l'impegno. E del resto Gesù una volta ha mandato avanti a sé i suoi discepoli a preparargli il percorso e dice il Vangelo che li ha mandati a due, come per dire è più facile affrontare la missione se si è amici, se si è uniti. L'amicizia è un grande dono, è anche una grande responsabilità. Preghiamo per i nostri amici. Signore, aiutali, Kyrie, eleison. Chiediamo perdono ai nostri amici. Forse qualche cosa che ho fatto, che ho detto, che non ho fatto o non ho detto, li ha feriti. Kyrie, eleison. Sentiamo la responsabilità di rendere migliori i nostri amici, anche invitandoli alla preghiera, anche a questa piccola preghiera della sera. Kyrie, eleison. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte, amici miei.